Buongiorno, miei cari amici del mio cuore. Siamo tornati con la nostra umile lettura del Vangelo secondo lo Spiritismo, un libro scritto da Allan Kardec, Gli Spiriti. Oggi diremo una preghiera per i fratelli che hanno appena lasciato la terra, scritta da un autore sconosciuto. Questa è la preghiera. Signore onnipotente, possa la tua misericordia essere riversata sui nostri fratelli che hanno appena lasciato la terra. Possa la tua luce brillante brillare nei loro occhi. Tirali fuori dalle tenebre, apri loro gli occhi e le loro orecchie. Gli spiriti buoni vi avvolgano e vi facciano ascoltare le loro parole di pace e di speranza. Signore, per quanto indegni siamo, osiamo implorare la tua misericordia e indulgenza in favore di questi nostri fratelli che hai appena chiamato dall'esilio. Fa che il loro ritorno sia quello dei figli prodighi. Dimentica, oh mio Dio, le colpe che hai commesso, per ricordare solo il bene che hai saputo fare. Immutabile è la tua giustizia. Lo sappiamo bene, ma immenso è il tuo amore. Ti preghiamo di addolcire la tua giustizia per la sorgente di bontà che emana da noi. Sia fatta la luce per voi, fratelli miei, che avete appena lasciato la terra. Gli spiriti buoni del Signore vengano in vostro aiuto, coinvolgendovi e aiutandovi a scuotere le vostre catene terrene. Vedi e comprendi la grandezza di nostro Signore. Sottomettiti senza lamentarti alla giustizia di Dio, ma non disperare mai della sua misericordia, fratelli. Possa un esame approfondito del tuo passato aprirti le porte del futuro, facendoti comprendere i fallimenti che ti sei lasciato alle spalle, nonché il lavoro che ti aspetta, affinché tu possa ripararli. Che Dio vi perdoni e che il suo Spirito buono vi sostenga e vi incoraggi. I tuoi fratelli terrestri pregheranno per te e ti chiederanno di pregare per loro. Così sia. Amen. Ebbene, oggi riflettiamo su questa domanda. Come possono mai i poveri fare carità? Allora, miei cari amici, ogni giorno io odo alcuni fra voi che dicono: sono povero e non posso fare la carità. E ogni giorno vi vedo mancare di indulgenza per i vostri simili. Non perdonate nulla ad essi e vi erigete a giudici spesso severi, senza chiedervi se sareste contenti che altri facesse lo stesso nei vostri confronti. L'indulgenza non è forse anch'essa della carità? Voi che non potete fare che la carità indulgente, fate almeno questa, ma fatela a piene mani. E circa la carità materiale, voglio raccontarvi una storia del mondo di là. Erano da poco morti due uomini. E Dio aveva detto: fino a che questi uomini vivranno, ciascuna delle loro buone azioni sarà posta in un sacco. E quando moriranno, questi sacchi saranno pesati. Quando questi due uomini giunsero all'ultima ora, Dio si fece portare i due sacchi. Uno era grande e grosso. Era gonfio e risuonava per le monete che lo riempivano. L'altro era piccolissimo,
leggero che si vedevano attraverso i pochi soldi che conteneva. Ciascuno dei due uomini riconobbe il suo sacco. Il primo disse: «Ecco il mio sacco, lo riconosco, ero ricco e ho dato molto». «Ecco il mio», disse il secondo. «Purtroppo sono sempre stato povero e non avevo nulla da distribuire». I due sacchi furono messi sulla bilancia e con grande sorpresa il più grosso si alleggerì e i più piccoli si appesantì, tanto che la bilancia pendeva tutta dalla parte di questo. Allora Dio disse al ricco: «Tu hai dato molto, è vero, ma tu hai dato per ostentazione e per vedere il tuo nome scritto in tutti i templi dell'orgoglio. E per di più, dando non ti sei privato di nulla. Va a sinistra e reputati contento che le tue elemosine ti siano ancora contate per qualcosa». Poi disse al povero: «Tu hai dato poco, amico mio, ma ognuno dei soldi che sono su questa bilancia è stato per te una privazione. Se non hai fatto l'elemosina, tu hai fatto la carità e, ciò che è ancora meglio, hai fatta spontaneamente, senza pensare che te ne sarebbe stato tenuto conto. Sei stato indulgente, non hai giudicato il tuo prossimo, ma al contrario, l'hai scusato di tutte le sue azioni. Va a destra e riceve la tua ricompensa». Questo ha detto uno spirito protettore a Lione a 1861. Ebbene, amici miei, abbiamo terminato la nostra lettura per oggi. Spero che ti sia piaciuto tanto quanto a me. Dio vi benedica tutti. Bacioni. Ciao.